Ben ritrovati, questa settimana siamo al Circolo Italia. Il protagonista di Neapolitans è il vicepresidente Giuseppe Milone. Il Circolo Italia porta avanti una serie di iniziative sul territorio partendo proprio dalla scuola di vela dedicata soprattutto ai giovani della nostra città. Sì, diciamo che rientro dopo non tantissimo tempo e mi sono sempre occupato del circolo un po' anche al di fuori del consiglio, ma adesso sono rientrato e sono contento di averlo fatto. L'obiettivo che noi ci proponiamo da sempre è quello di avvicinare i ragazzi allo sport, perché riteniamo che i circoli nautici napoletani, ce ne sono ben cinque, uno più bello dell'altro, debbano svolgere questa funzione di apertura al mare per i ragazzi. E anche per quanto riguarda il canottaggio, importanti risultati il circolo sta raggiungendo proprio in questi anni e anche da questo punto di vista porta avanti un importante impegno per quanto riguarda la scuola di canottaggio e sfruttando naturalmente anche la struttura che avete a Lago Patria. Lago Patria è cresciuta man mano negli anni perché noi abbiamo una sede storica però piccola, quindi che non riesce ad accogliere le strutture necessarie per far crescere i ragazzi, soprattutto per il canottaggio che si svolge a livello agonistico sul lago storicamente, mentre parte dal mare. E quindi sul lago, a Lago Patria, abbiamo creato questa struttura dove accedono ragazzi da tutte le parti della regione, soprattutto al contesto urbano di Giuliano e degli altri paesi che lo circondano. E importanti risultati il circolo sta realizzando anche dal punto di vista del canottaggio e continua anche a potenziare la scuola che si trova proprio a Lago Patria. Assolutamente, nel caso della vela in particolare negli ultimi anni abbiamo spinto per andare nelle scuole a illustrare quello che può essere un programma di avvicinamento alla vela. Ci teniamo ad avvicinare alla vela i ragazzi in grossa quantità nel mese di giugno, nel mese quando si chiudono le scuole. Questa è un'iniziativa che sempre proponemmo tanti anni fa, che anche qui si è molto sviluppata negli ultimi anni, cerchiamo di svilupparla ancora, perché al momento che finiscono le scuole i ragazzi si sentono liberi, vengono qui, il tempo è buono e iniziano ad approcciare alla vela in un momento facile, piacevole, quindi partiamo dal divertimento. Poi chi si appassiona rimane. Un altro importante progetto che il Circolo Italia porta avanti è quello relativo alle imbarcazioni che sono offerte a chi decide di organizzare delle regate proprio nel Golfo Partenopeo. Quindi abbiamo creato una piccola flotta del circolo attraverso la quale i regatanti di tutti i circoli d'Italia, ma anche non solo d'Italia, sono venuti anche dall'Inghilterra, possono venire qui, trovare le barche e fare, e noi organizziamo questo set di regate, integrandole qualche volta con le barche uguali che ha il circolo di Brindisi, quindi riusciamo a mettere a mare 8 barche e con queste 8 barche abbiamo fatto regate sia di match race che di flotta. Devo dire che è stato un grosso successo, sono venuti da tutta Italia, anche da circoli non sportivi, perché c'è l'Unione Circoli Italiani che prevede che facciano delle attività sportive anche in quell'occasione solamente, anche dei circoli come la caccia, gli scacchi, il whist di Torino, sono venuti da tutta Italia con grande entusiasmo. È stata anche un'occasione per far conoscere Napoli sotto un altro aspetto, perché poi abbiamo organizzato parallelamente per gli accompagnatori e le signore delle visite guidate a Napoli, che veramente è stato di grande successo. Lei è ingegnere, professionalmente impegnato nella sua attività, ma da ex campione mondiale di vela mette al servizio proprio della città e dei giovani di Napoli la sua esperienza sportiva. Ma guardi, la risposta direi che è positiva. Noi adesso, ad esempio, stiamo per organizzare quest'anno, abbiamo avuto assegnato come Napoli, come città di Napoli, il CICO, che è una manifestazione che riguarda tutte le classi olimpiche, e si svolgerà a settembre. Ci saranno ben 5 campi di regata da organizzare. Contiamo di utilizzare anche la rotonda Diaz, che è un elemento simbolo della città. Abbiamo chiesto al comune il permesso di utilizzarla e secondo me quella sarà anche un'altra grossa risposta che ci auguriamo per la città e per la vela.
dal Circolo Italia per questa settimana è davvero tutto. L'appuntamento è per la prossima puntata di Neapolitans.